Il Trono di Spade, Game of Thrones. Conosci questa serie TV? Pensi di conoscere ogni dettaglio? Di essere un vero fan di questa ben nota serie TV? Metti alla tua prova le tue conoscenze in questo quiz. 10 domande e per ogni domanda 4 opzioni di scelta e quindi una risposta corretta per capire il tuo livello e infatti a fine video ti affiderò una tipologia di personaggio di Game of Thrones in base al tuo punteggio, quindi tieni conto delle risposte corrette che darai lungo il video. Spero sia tutto chiaro, hai 10 secondi di tempo dopo che faccio la domanda per individuare la risposta corretta. Partiamo quindi con la prima domanda. Prima domanda che è la seguente. Chi sposa Margaery Tyrell per primo? Joffrey, Jaime, Tommen o Renly? 10 secondi di tempo. La risposta corretta è Renly. Infatti è proprio il Lord di Capotempesta e fratello minore di Re Robert, nonché di Lord Stannis Baratheon. Bravo se l'ho indovinata, perché chi ben comincia è a metà dell'opera, così si dice. Passiamo alla seconda domanda. Qual è il nome della spada di Jaime Lannister? Promessa, giuramento, destino o fato? La risposta corretta è giuramento. È proprio questo il nome dello spadone ancestrale di casa Stark, ricavata dalla fusione del ghiaccio. Terza domanda. Come si chiama il bambino che vive a Castello Nero con i Guardiani della Notte? Jack, Tommen, Hal o Ollie? La risposta corretta è Ollie. Fu proprio Ollie infatti a fuggire tra i Guardiani della Notte del Castello Nero dopo che la sua famiglia e tutto il villaggio furono uccisi dal Popolo Libero. Bravo, se l'hai indovinata. Quarta domanda. Come si chiama il padre di Ramsay Bolton? Roos, Domerick, Stannis o Rogar? La risposta corretta è Roos. Si tratta infatti di Roos, conosciuto anche con il nome di Lord Sanguisuga, questo per la sua mania, per la sua grandissima voglia continua dei salassi. Era infatti solito a farsene anche più di uno al giorno, poiché convinto che questi siano un toccasana per la salute. Ed è proprio Roos il padre di Ramsay Bolton. Quinta domanda. Chi tra quelli che vi farò vedere non era presente alle nozze rosse? Walder Frey, Talisa Magyar, Lysa Tully o Robb Stark? La risposta corretta è Lysa Tully. E infatti lei, l'unica tra i quattro non presenti, qui non c'è troppo da dire, visto che invece gli altri tre erano presenti. Sesta domanda. Come si chiama il metalupo di Arya? Summer, Vento Grigio, Nymeria o Lady? 10 secondi di tempo. La risposta corretta è Nymeria. Nymeria è infatti il nome del metalupo che è stato adottato e cresciuto da Arya Stark. Arya la chiamò come Nymeria di Dorne, ovvero la regina guerriera di Rhoyar, che visse 1000 anni prima. Bravo se ti sei ricordato. Ora, settima domanda. Chi era inizialmente il primo cavaliere di Re Robert? Ned Stark, Jon Arryn, Jaime Lannister o Tyrion Lannister? 10 secondi di tempo. La risposta corretta è Jon Arryn. Bravo se l'hai indovinata. Ottava domanda. Chi ha detto la frase «La guerra era più semplice dei figli»? Robert Baratheon, Cersei Lannister, Ned Stark o Tywin Lannister?
La risposta corretta è quella del prima citato Robert Baratheon, re Robert Baratheon, ovvero, come ben sappiamo, colui che è stato il capo, guarda caso, della casa Baratheon e protettore delle Terre della Tempesta e 17° re dei Sette Regni. Siamo ora alla nona domanda. Cosa ricevi in dono Daenerys oltre che alle uova di drago? Una collana? Un cavallo? Una lama dei Dothraki? O un vestito di seta? La risposta corretta è un cavallo. Ebbene sì, chiaramente il dono sicuramente più potente furono le uova di drago, ma le fu dato in dono anche un cavallo e a Daenerys, e quindi chiaramente la risposta corretta è un cavallo. È giunto il momento dell'ultima domanda. La decima e ultima domanda è la seguente. Come si chiama la compagna di viaggio di Bran? Osha? Rose? Mera? O Gianna? La risposta corretta è Mera. Mera era infatti la figlia maggiore, nonché unica figlia di Lord Howland Reed di Torre di Acqua Grigia. E come ben sappiamo, in quel viaggio con Bran successero davvero, davvero tantissime cose. Non faccio spoiler perché le domande sono finite, ma ora vi assegnerò un personaggio in base al vostro numero di risposte date. Le avete contate? Poi scrivetemi nei commenti quante risposte corrette avete dato. Se le vostre risposte corrette sono da 0 a 4, non è un grandissimo risultato. Forse dovreste riguardare meglio la serie TV. Il livello che vi assegno è quello di cavaliere, che poi in realtà i livelli che darò non è che sono troppo uno meglio dell'altro, cioè alcuni sì, però va un pochettino in base così ai gusti di ognuno. Comunque, 5 o 6 risposte corrette, già ci avviciniamo a un buon punteggio, sei un suddito. 7 o 8 risposte corrette, sei molto forte e sei un estraneo. Bravo, il risultato è molto buono anche perché le domande non erano neanche troppo semplici, però non è raggiunto la perfezione. Se invece il vostro risultato è 9 o 10, bravo in entrambi i casi, infatti metto sia 9 che 10 assieme perché per questo quiz un errore è concesso, visto che le cose di Game of Thrones sono davvero tantissime, e il livello che ti assegno è quello di Guardiano della Notte, sicuramente uno dei titoli principali e più amati dagli amanti del Trono di Spade e proprio dalla storia in generale del Trono di Spade, e quindi questo è il tuo livello. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro livello e quante risposte corrette avete dato. Per oggi però il video termina qui, fatemi sapere con un mi piace se il video vi è piaciuto e anche con un commento il vostro risultato, e lo spero davvero tanto che il video vi sia piaciuto. Sono presenti tanti altri quiz. Qui sul mio canale c'è una playlist dedicata con tante serie TV e film. Quindi non perdete tempo e andate a vedere ora sul mio canale This is Nick tutti i video che volete. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!